Miau, 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 miau. Giù. Mirta. Brava. Tavolo c'è. Andrei, mi raddrizzi tu che sono un po' storta. E buongiorno mie amate pussole. Come state? Spero tutto bene. Allora, siamo ormai agli sgoccioli. Tra poco inizia la scuola. E allora ho deciso di fare una cosa che penso faccia impazzire me e anche qualsiasi altro bambino, ragazzo, ma io penso anche adulto del mondo, ovvero fare una borsa di cancelleria. Ragazzi, quanto è bello comprare e fare lo zaino, l'astuccio con le matite, con tutto quello che vuoi. Io ricordo che, beh, la scuola sì, di base mi piaceva tra virgolette, ma Salem! Una cosa che davvero adoravo era il back to school, nel senso la settimana prima o due settimane prima andare al supermercato a comprare l'astuccio, le matite, le penne, tutte queste cose. E così, io non vado più a scuola da tanti anni, ho deciso quest'anno però di farlo e farmi uno zaino delle cose che più mi piacciono, diciamo del materiale scolastico che più mi piace. Ho ordinato un po' di cose, adesso le apriremo insieme e le proveremo insieme, quindi vado a prendere dei fogli. Ora che ci ho fatto caso al mio video, ho addosso la nostra maglietta, che chi lo sa, sono molto legata a questa maglietta perché è il ricordo, cioè è il pensiero positivo del nostro bambino che non c'è più. E l'ho messa sul sito, cioè mi avete chiesto per mesi ma non l'avevo mai messa sul sito. Mi sono ricordata di metterlo, quindi se andate sul sito che c'è qui sotto in descrizione, Nerd Overdose, trovate le magliette con il bombo. Il bombo è una specie di apetta e della nostro, l'immagine del nostro bimbo. Vado a prendere la carta e iniziamo. Tutto parte da uno zaino. Io ho deciso di prenderne uno in 2D. Guardate quanto è carino. Se ci fate caso, cioè se ci avete fatto caso in questi anni, io ne avevo uno così rosa preso in Cina e tanti di voi mi dicevano: ma Sabri, ma è un disegno o uno zaino vero? No, questo è uno zaino vero in 2D. Guardate che bello. Ovviamente non è gigante, eh. Ecco qui. Per me ci stanno un po' di cose, cioè per portare magari il computer, il tablet, l'iPad ci sta. Quindi questo qua sarà il mio zaino del back to school, back to work, school work, vabbè quello. Ho comprato tantissime cose e Sale mi ha appena fatto vedere una matita che non troveremo mai più. Adesso apriamo una alla volta, raga, adoro fare queste cose. Mi sono anche munita di un foglio bianco per testare le cose. E iniziamo. Ho comprato dei... cosa sono, ragazzi? Pastelli a cera. Vediamo un po'. Che strani. Sì, sono penso dei pastelli a cera. Sono di cera, quindi direi di sì. Adesso provo ad utilizzarli. Sì, sono a cera, ragazzi. Io passerei il pomeriggio a disegnare, a colorare, a provare tutte queste robe bellissime. Quindi il mio zaino comincia con pastelli a cera. Tra l'altro, cosa me ne faccio poi? Non so, potrei regalare a uno di voi questo materiale, perché io non è che lo userò mai. Uso magari qualche penna e basta. Ah, questo l'ho comprato perché sicuramente a me, a Leandre, nei video ci può servire. È un dado su cui puoi disegnare. Cioè praticamente immaginate, non so, di fare delle penitenze. Scrivete qui, penso, con il pennarello della lavagna. Tirate e avete il vostro nome, le vostre penitenze, quello che più vi serve. Esempio. Ah, ho qua dei pennarelli per la lavagna, perché dopo vi faccio vedere una cosa che ho comprato. Spero, cioè mi viene a dire pazzesca, ma spero funzioni. Non so, per esempio, qua scriviamo: Andrea a sedere, Sabri bellissima, Ale pelato, Sale rompipalle. Qui ci mettiamo bonus, scegliete voi. E qui invece ci possiamo mettere Ale bocconcino. Vediamo cosa uscirà. Oh, è caduto e anche molto la videocamera. No, Gogo, fermo lì. Giuro, Andre, giuro, aspettate che lo prendo senza girare. È uscito Andre sedere. Andre sedere. Andre ci può essere utile nel video. Mi approfitto subito di questi pennarelli perché li ho trovati tempo fa sponsorizzati. Questa è una cosa molto particolare, c'è dentro un cucchiaio di ceramica e dovrebbero funzionare così, che tu col pennarello disegni e scrivi sopra, poi li metti nell'acqua e la scritta dovrebbe staccarsi. Ogni dubbio che funzioni davvero, ma ci proviamo. Mi avvicino e proviamo. Disegno sopra un cuore, lo coloro dentro, cioè ma mai che funzionerà, ok?
Ok, poi in teoria dovrei metterlo nell'acqua. Si staccherà? Bene, però... No, non è vero, sta succedendo qualcosa! Non ci credo, si sta staccando! Raga, si sta staccando. No, si è appallottolato tutto. È successo qualcosa. Cioè, non mi vedete, non proprio quello che doveva succedere, ma ci riproviamo. Il rosa magari porta più fortuna. Facciamo un cerchio, che forse è più facile. Ok, ho fatto un cerchio rosa. Vado, immergo. Sì! Sì! Sì, lo vedete che si stacca, ma è venuta una schifezza. Vai a vedere che col marrone ce la farò. Disegno un pezzo di cacca, ovviamente marrone color casa di Andre. E vediamo se esce. Il marrone non si stacca proprio. Non si vuole staccare. Ok, si sta staccando. No, l'ho rotto. Niente da fare. Esperimento fallito, ma perché per me devo guardare un tutorial, perché di base qualcosa è successo. Andiamo. Oh, bellissimo, l'astuccio, così possiamo iniziare a mettere dentro. Sono spaventata anch'io. Il materiale che troviamo. Perfetto, abbiamo un astuccio con gli orsetti. Conigli, non lo so, che vanno sul bus da una scuola. Qui abbiamo dei pennarelli, c'è una marca famosa, questa qua penso che siano una taroccata di una marca famosa, vediamo se scrivono. Incredibile ma vero, scrivono, questo 143 è dedicato a voi. Ottimo acquisto, brava Sabri. Poi ho preso questa roba che è strana, è tipo per imparare ad impugnare bene la penna, ma non so se funziona, cerchiamo una penna e capiamo. Ecco qua, ho trovato una matita bellissima, guardate quanto è bella, ma come si fa a temperare? Perché qua è d'acciaio, non lo so, ma scrive? Scrive anche sulle dita. Quindi infiliamo la matita qui dentro e facciamo uscire la punta e poi in teoria come si impugna? Io impugno così. Così forse, come si dovrebbe impugnare? Non lo so, allora, il pollice è sicuro. Ok, penso così, provo a scrivere il mio nome. Un po' ballerino, ma ce l'ho fatta. Un po' inutile questa cosa, però volevo provarla. Matita bella. Non ho capito come si mandi giù poi la mina, a meno che non sia solo questo pezzettino. Non so. Andiamo avanti, questo l'ho comprata perché per me mi è super utili. Super utili? È tipo un bianchetto, ma è fatto a colla, nel senso che voi fate così, track, e mettete la colla. A scuola importantissima la colla, ne facevo fuori tantissima perché me la mangiavo, non so se la mangiavate anche voi. Alcune erano buonissime, però vabbè, facciamo finta di niente. Che carino, che cos'è? Allora qua c'è Puppi, quindi qualcosa con i cani. Ho premuto e sono usciti dei cani qua sotto, quindi immagino che sia tipo per evidenziare. Oddio, stupendo, guardate che bello, sono venuti fuori i cagnolini. Ecco, io sarei impazzita all'elementare con tanti oggettini del genere, cioè mi sarebbe troppo piaciuto. Probabilmente non sarei stata attenta alle lezioni, come tanto non stavo lo stesso. E questo è un pen... Spavento! Sono delle forbici, ma taglieranno? Proviamoci. Tagliano benissimo, ragazzi. Tipo le miglior forbici dell'elementare che io abbia mai utilizzato. Comode, non occupano spazio perché, guardate, sembra una penna. Bella acquisto, Sabri. Ah, questi erano degli adesivi che mi piacevano molto. Ho pensato che tanto queste cose qua le regalo. Quindi sui quaderni, cioè adesso non so se avete ancora i quaderni, queste etichette qua dove mettete dentro il vostro nome sono bellissime. Ce ne sono tante, come potete vedere, sono tante diverse. Fortunello chi si accaparra tutto questo materiale scolastico, perché è proprio carino. Qui abbiamo delle penne, quattro penne. Koala, orsetto, panda e penso maialino. Penso che siano cancellabili, da come scrivono dovrebbero essere delle penne cancellabili. Carine, li metto nell'astuccio. Magari una me la tengo anche. Il sogno di ogni bambino, la penna con tantissimi colori. E ammettete una cosa, che tutti noi, cioè adesso non so se voi di questa generazione abbiate questa penna o no,
Avete provato a schiacciarle tutte insieme per vedere quello che succede? Spoiler, niente, perché ne può uscire solo una. Bella, la penna di tanti colori mi è sempre piaciuta tantissimo. Ho comprato questi... Boh! Li apriamo, guardiamo cosa sono. Ah, certo che so cosa sono. Sono tipo delle formine, guardate che carine, ve le faccio vedere da più vicino, dove praticamente voi mettete la penna e fate i disegnini. In questo caso proviamo a fare l'orsetto. Prendiamo il marrone dell'orsetto, non c'è il marrone, meno male che non hanno fatto il marrone, facciamo l'orsetto azzurro. Mamma mia, a scuola sarei impazzita io con tutte queste cose così belle. E mi è venuto fuori l'orsettino. E poi sono tanti altri, ovviamente, disegnini. Ma il condizionatore può partire con tanto caldo, per favore? Scotch! Ma questi penso che siano scotch per evidenziare. Cioè, al posto che usare l'evidenziatore, potete scocciare una frase, una parola, o quello che per voi è più importante. Che belli! Quando ero ragazzina io non ho mai visto queste cose, lo ammetto. Oh mio Dio! Questa però mi dovete promettere che lo dividete con i vostri compagni. È un cesto di popcorn con dentro le gomme, vediamo come si apre, a forma di popcorn, cioè voi prendete una matita e ci mettete sopra la gomma a forma di popcorn. Tra le cose più belle della vita, le gommine a popcorn. Poi abbiamo dei pennarelli, che però non sono pennarelli, ma se scrivi, non lo so, proviamo. Ah, fanno degli specie di timbrini. Questo qua con le foglie, adesso vi faccio vedere. Questo con... riuscite a vedere le nuvolette, ma che stupendo per fare i ghirigori. Io perché non avevo quando andavo a scuola? Questi qua sono i ghirigori che vengono fatti. Vai, un set di sbianchetti. Voi dite bianchetti o sbianchetti? Belli, molto semplici. Vediamo se sbianchettano. Ah, c'è anche la protezione sopra. Ah, ma che figo, per non rovinarlo. Tac. Infatti a me si rompeva sempre. Funzionano perfettamente, anche se so che in alcune scuole non lo fanno utilizzare, non so perché. Bianchetto, molto utile. Poi abbiamo, oh, me lo ricordo, questo ce l'avevo. Serve per fare dei cerchi particolari. Adesso non mi ricordo l'utilizzo precisamente come si faccia, ma tipo tu mettevi questo in mezzo, poi mettevi questo e con la penna, vediamo se è così, giravi un po' in tondo. Beh. Oh no, ho bucato il foglio e ho macchiato il tavolo con la penna, non verrà mai più via. Aspetta che provo a scancellare con la... Mi ammazza Alessio. Grazie alla gomma popcorn è venuto via sul tavolo. Vabbè, comunque non fate come me che bucate il foglio, ma avete capito come funziona questo aggeggio. Pericoloso. Non fatelo mai sui tavoli di casa. Dei segnalibri con animaletti, tanti animaletti diversi. Poi abbiamo un'agendina che probabilmente ho sbagliato a comprare e non volevo comprarla. Però c'è questa agendina. Matite con... Allora, è una cosa con tante palline. Forse posso staccarle? Ah, ok, tipo la viola. Allora, o sono dei pennarelli scrausi. Ah no, sono dei pastelli a cera. Tipo io voglio usare il rosa. Ok, sono dei pastelli a cera che tu fai così e li metti sopra. Non riesco a capire se siano pastelle cera o cosa. Sì, dovrebbero essere. Belli, anche questi divideteli con i vostri compagni. Chiunque si accaparrerà questa borsa. Tantissimi segnalibri con anche il righello annesso. Comodo da tenere in astuccio. Comodissimo. Poi un'altra penna con l'orsetto di quella che tiri giù i vari colori. Ah, ok, se premi la testa ricomincia. Una colla, perché la colla non può mai mancare nell'astuccio. Che ridere! La gomma per i pelati. Cioè no, scusate, non la gomma per i pelati, una gomma che utilizzandola fate diventare il personaggio pelato. Allora, qui abbiamo l'uomo d'affari, il cuoco, ok, il cameriere, marinaio e il tipo che ti fa benzina, penso. Poi abbiamo queste tre penne matite geniali, che infatti una me la terrò sicuramente, che sono di legno. Non riesco a toccarla io questo materiale. Comunque sono di legno con il righello. Non lo terrò perché io ho problemi con il legno, perché immagino di metterlo in bocca e impazzisco. E quindi quello righello. Qui abbiamo dei fiammiferi. Tantissimi fiammiferi. Ah, che sono penne. Geniali, ma quante sono?
tantissime penne a fiammifero, non so quanto inchiostro abbiano, però va bene. Un estintore. Perché un estintore? Ah, c'è il per... Ah! È un estintore a temperino, cioè tu temperi e ti tieni la tempera dentro, poi non so aprirlo. Eccolo qua. Oh, questo devo darlo a mia sorella perché gli piace da morire. L'estintore. Poi abbiamo un righello che però, guardate che carino, questo qua ti segna. Non so se vi serve tenere a mente una misura. Lo potete fare con questo righello. Ultimi quattro cose, anzi cinque. Abbiamo un altro temperino a forma di dinosauro. Il mio preferito. Un... ho capito cos'è. Questo ci metti il foglio dentro. Ecco qua. Bello! E ritaglia i cuoricini. Qui abbiamo schedule. Quadernini, diari segreti a righe. Poi magari sono misti. Post-it, che post-it sempre utili, quindi tengo io. Pennarelli metallici. Quindi immagino che questi possano scrivere anche tipo sul nero, su tutti i colori. Scriviamo un po' sul bianco. Sì, sono metallici. Sapete questi qua per cosa sono fighi? Se avete le Polaroid, scrivere sulle Polaroid la data, chi c'è. Con questi qua vengono molto molto belli, avevo comprati anni fa. E ultima cosa. Ah, ma cosa sono questi pantoni? Guardate che bello questo set di pennarelli. Che penso sia doppia punta, esatto. Qui abbiamo quella fine e qui abbiamo quella grossa. Provo a utilizzarli. Sì, sono i pantoni. Mamma mia, colorerei tutto il pomeriggio. Anzi, se avete preso il nostro libro che è uscito ormai 2-3 anni fa, perché io non ero neanche incinta, lo trovate in tutte le librerie, il libro della felicità, un po' di peli di gatto. Alla fine di ogni capitolo, tra l'altro è un libro bellissimo che con un sacco di attività, alla fine di ogni capitolo, cerchiamone uno, ci sono le cose da colorare per rilassarvi, tipo guardate questo mandala, che bello. Ce ne sono davvero tantissimi. E tra l'altro quando la Franci Dreams ha finito di leggerlo, mi ha chiamato ringraziandomi perché lei ha scoperto che le piace colorare facendo questa attività. Ebbene sì ragazzi, il mio back to work è pronto. Mi piace tutto. Mi piace un sacco di cose, ma non terrò niente perché io la cancelleria non la uso, quindi la regalerò a un fortunato di voi. Ah, quanto è stato soddisfacente fare questo video. Vi mando un bacio grande. E una cosa che vorrei sapere, siete arrivati alla fine di questo video, è la vostra età, perché io so che il mio canale è popolato da bimbi, ragazzi, adolescenti, adulti e super adulti. So che gli adulti non commentano mai, ma ci sta, lo capisco, che magari guardano e basta, stanno un po' in silenzio. Ma vorrei sapere se andate a scuola, che classe fate o quanti anni avete e se siete grandi, se comunque adoravate la cancelleria. Vi mando un bacione grande e vi voglio tanto bene, ma ora scappo perché devo fare pipì. Ciao! Pannello, tegame, è pronta a cucinare, prosciutto, salame, la voglio assaggiare, e il formaggio e la ricotta ed infine la pancetta, è buona, mi piace e la tengo molto stretta.